Buonasera a tutti quanti, buonasera. Cari amici, e bentornati a Poltronissima con Luca e Max. Bentornati. Ciao Maxone. Ciao Luca. Che bello, giovedì 28 maggio, sono le 19.01 di nuovo Poltronissima. Salutiamo tutti gli amici di Facebook, YouTube e Rete 7 che come sempre ci seguono con affetto. Bravo Luca, assolutamente sì. E noi li abbracciamo in questa energia positiva che dobbiamo avere sempre di più. Stiamo ripartendo proprio come Sistema Italia, Sistema Mondo, e quindi dobbiamo avere tante energie da mettere in gioco. Questo è molto importante, bravo Maxone, questo è fondamentale soprattutto per dare visibilità a quello che è il teatro, quello che sarà certo. La stagione, anche se è tutto molto complicato, molto difficile. Devo dire, oggi è una puntata magica, una puntata speciale, sì. Noi siamo molto emozionati perché tra pochissimo parleremo di uno spettacolo grandioso, parliamo di Holding the Man, tra l'altro quest'opera sì. Fantastica italiana ha debuttato alla grande a novembre qui in Italia. Bravo. Due date bravo. Sold out a Sesto Fiorentino, noi siamo molto contenti di tutto questo. Questa è un'opera sì. Tanto teatrale molto bella, intensa, raffinata del grande Tommy Murphy, questo autore australiano, e siamo riusciti a portarla in Italia. Ma questo certo, molto, e noi italiani vero? Chi ci ferma? Chi ci ferma? No, ma quando si parla di emozioni e di saper comunicare, eccoci pronti, con sì. Un teatro fantastico. È vero, e devo dire poi è molto bello questo testo, e soprattutto perché si parla di amore, si parla di difficoltà, di discriminazione, si parla anche di malattia, però lo sì. Si fa attraverso una catarsi, e noi ne parleremo insieme a dei protagonisti fantastici che oggi sono venuti benissimo a trovarci. Insomma, uno sì. È il protagonista, uno certo. Dei protagonisti, perché questa è la storia sì. Grande di John e Tina, e devo dire che insomma poi ne parleremo meglio con loro. Ne parleremo. Noi abbiamo visto ieri sera, poi lo diremo anche al nostro pubblico, il film, che è già un bel pugno certo. Nello stomaco, ma veramente di grande effetto. Sì. Ne parleremo con il regista e col produttore, quindi Max, comportati bene, mi raccomando, mi Io raccomando. Sono già pronto. Va bene? E allora incominciamo subito a far entrare il caro amico Enrico Sortino. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Bentrovati. Ciao a tutti. Buona serata, ragazzi. Grazie. Come va? Bene, tutto tu come bene. Stai Enrico? Tutto bene, molto bene, molto molto bene, molto Sei bene. Carico? Grazie. Tutto a posto? Come sempre. Questo ci fa molto piacere, sappiamo molto. Che tu sei sempre pronto in ogni evenienza, in ogni situazione, questo ci fa molto molto piacere. L'avevamo detto in radio che dovevamo sì. Fare una diretta, ci siamo, e ecco. Poi per questo spettacolo siamo non vedo arrivati. L'ora di parlarne. E poi dobbiamo chiamare il regista, ce ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Dai Enrico, anche presentalo regista. Tu. Enrico, certo. Presenta Gabriele tu, vai. Allora, Gabriele Paupini in esclusiva speciale, perché lui non ama moltissimo apparire, anzi sta sempre dietro le quinte naturalmente, e questa oggi... volta però l'abbiamo rubato. Esatto. Gabriele Paupini. Gabriele, benvenuto. Eccolo. Ciao Gabriele. Ciao, grazie Gabriele di essere qua, è un grande piacere, davvero. Sì, grandissimo. Davvero, grazie. E poi voi, abbiamo il produttore, perché come dicevo, questo spettacolo, la prima italiana, è qui grazie a lui. A e lui. Voglio poi capire, poi c'è tutto un bel percorso, come è nato, perché anche lui è stato ipnotizzato vedendo il film. Natale Calabrò! Ciao Natale, benvenuto! Ciao Natale! Ciao! Ecco Natale! Ecco Natale! Grazie dell'invito, è bello stare qui con voi e... ricominciare a parlare di teatro, anche di teatro. Anche di teatro, infatti. Assolutamente, assolutamente sì. Allora amici, io vorrei che incominciassimo un po' a parlare di questo spettacolo, oggi si parlerà di sì. Holding the Man, ma non solo, non solo, perché è veramente un testo teatrale intenso, e io vorrei partire proprio da Natale, perché sei tu che hai avuto l'idea. Vero Natale? Come è nato il tutto? Perché è stato molto lungo il parto, sì. Cioè, sì. Diciamo, non è stato non, immediato. Non facilissimo, ecco. Allora, diciamo è partito dalla semplice visione del film, sì. Perché comunque non conoscevo prima la storia, quindi casualmente su una delle piattaforme in streaming sì. Ho letto la trama e ho deciso di guardare il film. Okay. Alla fine di questo film mi ha, diciamo, ho sentito un qualcosa che non poteva fermarsi lì.
era un qualcosa che andava trasmesso e riportato a qualcun altro, quindi eventualmente ad un pubblico in maniera molto più diretta, sì. Che sicuramente il teatro può assolutamente offrire, quindi sappiamo benissimo che diciamo il racconto da un palcoscenico è molto più diretto, sì, sì. Ti giochi tutto, quindi era diciamo l'occasione giusta per ritirare fuori un argomento che ancora oggi, come ben sappiamo, è un tabù, soprattutto, sì, quando si parla della malattia, sì, come infezione HIV, sì, e AIDS, sì. E allora da lì è partito tutto. Finito il film, subito nella stessa giornata ho deciso che io dovevo assolutamente trovare il copione teatrale. Ecco. L'idea è partita proprio così. Subito. Che non c'era in Italia, perché non c'era. Assolutamente no. Quindi mi sono messo su uno dei motori di ricerca. Ok. Non veniva fuori niente, proprio impossibile trovare qualsiasi cosa che mi riportasse ad un testo teatrale effettivamente già fatto, magari. Sì, no? Certo, sì. Niente, è venuto fuori il nome di questo Tommy Marti, che io, sì, ringrazierò per sempre. Sì. Ho trovato il contatto diretto proprio con Tommy tramite uno dei social, gli ho scritto. E lui la mattina dopo, quasi come se fosse una cosa, diciamo, normale, sì, la mattina dopo io ho avuto il copione pari nella mia casella di posta elettronica, ovviamente in lingua inglese, australiana. Certo, certo. Ma per me era già un passo enorme, mai immaginato una cosa così immediata. E quindi, diciamo, questo è stato subito il passo successivo nemmeno in 24 ore. Fantastico. Quindi e era poi tu predestinazione. Esatto, poi però tu l'hai fatto tradurre e non è stato semplice, anche perché è un linguaggio, insomma, australiano, insomma, un inglese australiano, non è proprio... Diciamo che il lavoro poi, diciamo, più grosso è stato proprio dalla traduzione, che come dici te, l'inglese australiano non è semplicissimo, poi comunque riportare delle cose in lingua italiana non rendono mai come dovrebbero essere, quindi... Vero, certo. Diciamo, questa traduzione è stata affidata ad una mia amica, che, sì, saluta, ed è Sara Regoli, e lei grande, tradotto completamente il testo, poi riadattato effettivamente dal nostro regista, da Gabriele. Quindi, bellissimo, questa lavorazione ci è voluto un anno. Certo. E poi c'è stato il grande debutto, appunto, come dicevo, cos'era, il Teatro della Limonaia? Sì, bello. Ecco, Gabriele. Però Gabri, poi arriviamo al nostro Enrico, che teniamo lì con questo ruolo. A bollire. Sto tranquillo. Un attimo. No, però devo dire, Gabriele, com'è stata la tua regia? Perché è un testo delicato, è un testo anche intenso, struggente, quindi vorrei un po' che lo raccontassi al nostro pubblico. E su più piani. Eh sì. Emozionali. Anch'io, come voi, avevo visto il film, sì, e la prima cosa che ho detto a Nante è che volevo fare qualcosa di molto diverso dal film. Sì. Sì. Avevo voglia di parlare di questa storia che però contiene già un alto livello di drammaticità, sì, e di cercare insieme agli attori tutti quei momenti di leggerezza, quindi, sì, di poter raccontare, sì, questo amore adolescenziale, questo rapporto conflittuale che è prima con la famiglia, poi con le istituzioni, cioè veramente andare a trovare in questa materia, che di per sé è drammatica, perché poi... chiaramente la storia di chi ha convissuto in quegli anni con questa malattia è estremamente drammatica, però, sì, trovare all'interno tutti quei momenti che invece sono di tenerezza, di amore, di divertimento, di gioco, per non dimenticare appunto che c'è anche questo, soprattutto questo in questa storia. E quindi era un po' questo il mio obiettivo, e poi accanto a questo c'era la voglia di... Diciamo, questo è avvenuto quando ho incontrato gli attori e ho scoperto che avevano tutti delle bellissime vocalità, sì, quindi ho deciso che era il caso di sfruttarle. Bravo. Questo hai fatto molto bene, anche perché c'è un cast fantastico, devo dire, il grande Enrico Sortino, ma non solo, insomma, Federico Calisti, che interpretano i due protagonisti, insomma, Tim e John, e poi ci sono Mauro D'Amico, Ilda Fusco e Antonio Branchi. Bravo. Allora, questo John... questo John, bello, che è bello, personaggio che ti piace tanto, Henry, vero? No, pensa che
Io e Natale siamo conosciuti a livello teatrale durante lo spettacolo di cui abbiamo parlato l'altra volta, che Io Mai Niente con Nessuno avevo fatto, che è sulla base, diciamo, la tematica parla di quello in maniera chiaramente radicalmente differente. E quindi c'era già un'esperienza di quel genere, cioè di quel linguaggio là. E quando Natale mi disse sì, perché metteremo in scena Holding the Man, mi invitò di nuovo a vedere il film. Okay. Ora, io il film l'avevo visto l'anno prima e mi ricordo che era stato struggente. Io ero pianto, era meraviglioso. Quando lo rividi, ma sulla base dello spettacolo, quando ho iniziato a vedere il film, ho detto, ma io questo l'ho già visto, questo lo conosco, questo l'ho già visto da qualche parte, ed effettivamente nel frattempo passa Nicole dietro. Ma è bellissimo, vabbè, ci sta, non è che è carino. Poi è carino Harry perché cerca molto professionale, cerca giusto, vabbè, ma tanto ti adoro Harry, sei fortissimo. Come avrei fatto io. Stavo dicendo... è chiaro, un po' così, un po' con l'altro. Poi siccome il monitor è riflesso, si sposta a sinistra va a destra. Cioè, esatto. Non sapevo. È un gioco. Detto questo, dicevo, appena ho visto il film, ho detto, ma guarda, questo film lo conosco, appena ho veramente chiarito alla mia mente di che film si trattasse, ho richiamato subito Natale, ho detto, quando vengo? E devo dirti che io dovevo fare team inizialmente. Ecco. Esatto. Ho aiutato sia Natale che Gabriele, che ho conosciuto per l'occasione, a fare i callback. I callback per questi ragazzi che erano stati scelti ipoteticamente per John. E devo dire che, a parte uno o due con l'energia giusta di John, arrivò Federico. Federico, questo ragazzo bellissimo, alto, con l'energia di team, con l'energia di team. Che lo ricorda anche un po' del film, devo dire. Lo ricordo, vero? Io vi dico che quando ho visto, cioè quando abbiamo fatto il provino assieme, intanto è nata immediatamente un'energia, una sinergia molto particolare. Ecco, c'era proprio un'unione di intenti, non so come dirti, parlavamo con gli occhi, era proprio intenso. Stiamo vedendo la locandina anche, guardate, che esatto. bella. E quindi io dissi a Natale e a Gabriele, ho detto scusatemi, devo dire la verità, io davanti a Federico mi sento John, lui ha un'energia molto differente e in qualche modo mi sovrastava positivamente, quindi ho detto riflettiamo su questo, e Gabriele sulla base di questo fece una 5 giorni, credo, di estiva, tra l'altro ancora molto, molto prematuramente rispetto alle prove, fece questa 5 giorni di prove, di tentativi. Alla fine dei 5 giorni furono assegnati appunto questi ruoli, comunque ci misero un attimo in crisi tutti, perché poi c'era la difficoltà di pensare, aspetta, ma se tu devi farti così, ma non abbiamo, che se abbiamo fatto la scelta giusta, e quindi io sono passato a fare John, che è un ruolo straordinario, è un ruolo, a parte gli ultimi ruoli che ho interpretato negli ultimi anni, non del cattivo della situazione, però dello strong, cioè fare un personaggio che poi John non è per niente più debole, più fragile. No, però più sentimentale, è semplicemente più è più autentico, è più anche più consolidato nella sua persona, anche più maturo, è più riflessivo, è vero, E devo dirti che è stato bellissimo fare questo spettacolo. Guarda, numero uno a livello attoriale è una bellissima prova di attore. A livello registico ci è piaciuto molto perché comunque considera che quando si crea, cioè la sceneggiatura, questo lavoro è nato, l'autore l'ha scritto come spettacolo teatrale inizialmente, considerate che è una storia vera, di cui è stato fatto, oltre al film di cui parlavate prima, oltre al film è stato fatto anche un documentario molto importante, che Gabriele infatti ci invitò a vedere, io non sapevo dell'esistenza del documentario. Dopodiché lo spettacolo andò in scena a Melbourne e a Londra, mai era arrivato in Italia. Arrivato in Italia, devo dire, abbiamo avuto un successo. Oltre, ti dico, a livello attoriale è anche importante il messaggio, che come diceva Natale prima, un messaggio di totale attualità e sensibilizzazione verso il pubblico, rispetto a un tabù che oggi tabù non è, cioè nel senso che non deve essere perlomeno. Certo, e ne siamo anche esperienti con questa pandemia attuale di Covid, che non è che... che quando c'è una malattia inizia a guardare gli untori, a cercare da tutte le parti, quando
oggi non è più, non deve essere così. Ma non c'è Sara che ci segue. Ciao Sara, grazie. Lei hai tradotto tutti i sali di fatica. Grazie Sara, ciao bella, ciao. Sì, no, e quindi concludo dicendo questo: per me è stato importante fare questo spettacolo catartico, molto, molto bello, calarsi in un'atmosfera non nostra, quindi di tempi chiaramente in cui si parla, appunto, lo spettacolo si sviluppa tra il 75-78 fino agli anni 90, fondamentalmente, nonostante John morì praticamente in quegli anni lì, ma è attualissimo. È vero, infatti è vero. Questo un po' anche l'aspetto che anche a noi ha colpito vedendo il film, e sicuramente la pièce teatrale sarà altrettanto, cioè molto attuale. È vero che parte tutto, se non ero nel 76, comunque poi si dipana nei vari anni, però è molto bello vedere, anche molto delicato, questo rapporto d'amore che c'è con tutte le difficoltà del caso. Ecco, io volevo capire da Gabriele, come l'hai resa questa parte a livello di regia? Ecco, perché poi vedremo un promo, ragazzi, che... Cioè, è facile pensare alla storia come l'abbiamo vista nel film, tutto quanto. È un film che ti prende, ti trascina e sembra così tutto, lasciatemi il termine, naturale. Vero, vedere una storia naturale che si dipana. E invece fare tutto questo in teatro, credo che di naturalezza, insomma, per avere quello stesso effetto bisogna lavorare tanto, duramente. Esatto. Mi colpisce quello che dici quando parli del film e parli del fatto che sembra tutto avvenire in maniera molto naturale, e in qualche modo io è la stessa cosa che direi se, appunto, parlando di Enrico e di Federico, che hanno entrambi lavorato su una grande naturalezza nonostante, appunto, poi fossimo a teatro, quindi chiaramente c'è tutto un discorso anche vocale, gestuale che va fatto, però penso che ci fosse una grande naturalezza nel modo in cui si relazionavano, se vuoi era quello che diceva anche Enrico poco fa, il fatto che da subito c'è stata un'intesa molto chiara, molto forte, e questa energia di intesa in qualche modo poi veniva fuori, e quindi arrivava al pubblico, e prima del pubblico arrivava a me. Quindi, diciamo, io ho cercato poi di lavorare sul solco di quello che già c'era, quindi di un ottimo ascolto tra i due, di una grande naturalezza, di una bravura anche, perché, insomma, diciamolo. E quindi da lì abbiamo lavorato per cercare di capire più che altro questi momenti che comunque Enrico e Federico hanno dovuto lavorare su due personaggi che passano da quando sono adolescenti a quando hanno 30 anni, e sappiamo che è un lasso di tempo in cui ci sono dei cambiamenti immensi, no? Che avvengono. Vero. Dal primo amore alla scoperta della sessualità, alla scoperta di voler costruire qualcosa con l'altro, poi le delusioni. E la vita anche intorno, il lavoro, insomma, sono tantissime cose, quindi è stato anche lì un lavoro incredibile. Ecco, qua stiamo vedendo una foto di scena molto bella, molto toccante, molto intima, molto, molto, molto. A me piace un sacco, ragazzi. Ma anche perché ti dico, a livello umano anche, creare questa sinergia, vedo queste foto naturalmente, mi ricordo anche, creare questa sinergia tra due persone che non si conoscono, che hanno diverse vite. Guardate, è stato, cioè abbiamo avuto anche dei momenti, non dico imbarazzo, perché siamo attori, quindi sappiamo, siamo due professionisti, quindi sappiamo bene, però è normale avere c'è uno scambio di sudore, di saliva, di contatto, certo. Quindi bisogna conoscersi, e non poteva essere finto, capisci? Perché questa storia d'amore era troppo autentica. Quindi ecco perché è stato intenso, brevissimo, però intenso. Sì, perché sono stati due giorni comunque fantastici, perché di sold out, diciamolo, perché questa era una preview, poi eravate, c'è l'intenzione, poi ne parleremo, insomma, appena la situazione speriamo si normalizzi, noi lo aspettiamo qua a Torino, lo vorremmo dire a Natale, io parlo con Natale. Parliamo devo dire che a Torino... dico solo questo, a Torino Simone Schinocca, che desiderava del teatro Tiracà, caro amico, caro professionista anche lui,
che amava fare questo spettacolo, dice: ma come vi è venuto in mente che io ce l'ho in cassetto da due anni? E lui ci aveva anche invitato al TDAH, quindi l'anno prossimo abbiamo rischiato di essere a Torino. È solo rimandata, ragazzi, vi prego. Produttore, Natale, ti prego, parlo con te. Qui si va avanti, bisogna essere fiduciosi e... Bravo! Assolutamente. Io non mollo. Bravo Natale. Natale, tra l'altro tu sei anche presidente di Infabula, questa associazione che è in collaborazione con la Lila Toscana, Lega Italiana Lotta Contro l'AIDS, che ha appoggiato dall'inizio questo progetto fantastico. Ce ne vuoi parlare? Perché l'associazione, io sono il presidente di Infabula, si chiama Angelo Castaldo, che fa parte del vicepresidente. Questa associazione nasce nel 2014, quindi ci occupiamo comunque di teatro sociale. Quindi si cerca sempre di essere molto vicini al popolo, alle persone, ai comuni. La Lila, nella persona di Sabrina Bellini, che io ho coinvolto dall'inizio, e la Lila è stata da subito presente, soprattutto ci ha dato un supporto mediatico sicuramente molto importante, perché comunque parlando appunto di AIDS, HIV, è stato anche un modo di avere un supporto da chi effettivamente si occupa giornalmente di questi casi, se vogliamo. Quindi chi meglio di loro poteva comunque appoggiare una cosa del genere. Stiamo vedendo tra l'altro la locandina proprio dei due giorni del grande debutto, il 9-10 novembre. Bella, io ho detto bellissima, ragazzi. Scusate, mi piace un sacco. Dillo ancora perché mi no, piace. È vero. No, ma io poi lo sai. Io e Max siamo di pancia, noi diciamo sempre quello che pensiamo. Questo spettacolo è vero. Sì. Enrico lo sa. Quando prima chiedeva a Gabriele come è nato, insomma, la sua regia, devo dire che io provenivo ovviamente dal film, no? Sì. Quando poi ho conosciuto Gabriele, da subito, diciamo, ci siamo un po' capiti, ma io avevo una paura tremenda, perché ogni cosa che Gabriele mi diceva erano continui forte. Ma infatti, guarda, Gabriele, quando gli abbiamo detto vedremo il film, sì, comunque lo spettacolo è diverso, mi ha detto, vero Gabriele? il film è molto bello, però ci tengo davvero a questa cosa. Bravo. La trasformazione che è avvenuta grazie al lavoro di tutta l'equipe, quindi sì, io sottolineo un po', è vero. Ma chi c'è anche in linea? Mauro! Un bacio, Mauro D'Amico! Ciao Mauro! Mauro, io vorrei semplicemente dire a Mauro pa, perché ecco, con questo messaggio ed è stupendo. Mauro è una persona straordinaria. È una persona straordinaria. Risponderà sicuramente. Che bello. Allora, visto che guarda come ride poi Enrico, visto che giustamente lui è una persona straordinaria, ci ha fatto anche un bellissimo regalo, lo sapete, perché poltronissima stalkerizza un po' tutti quanti. Un po'. E visto che e allora guardiamo un po' che cosa ci ha preparato Mauro. Vai in regia. No, l'importante è non dire cose brutte su Enrico Sortino. Non dire che sei molto più bravo tu e che lui in realtà fa schifo come attore. Non parlare male del regista e del produttore, Gabriele Natale. Non dire cose brutte. Poltronissima. Tralasciamo poltronissima. Pa. Ciao a tutti, io sono Mauro D'Amico, sono uno degli attori di Holding the Man, l'attore più bravo dello spettacolo, dopo Enrico Sortino, dopo Enrico è l'attore più bravo in assoluto, io sono il più bravo dopo di lui, e volevo mandarvi questo video messaggio per farvi un saluto, fare un saluto agli amici di Poltronissima, ciao ragazzi, e poi volevo salutare Enrico Sortino, un grande attore, Gabriele e Natale, che sono un grande regista e un grande produttore, anche se hanno dato ad Enrico una parte più grande della mia in uno spettacolo, non è giusto. Niente ragazzi, spero di potervi abbracciare presto, spero che potremo tornare presto in scena con il nostro spettacolo, e niente, un abbraccio a tutti, ciao ragazzi. Mamma, ha fatto un disastro. Grazie.
ne ha avuto una parola buona per tutte, vero Enrico? Devo dire per tutte. Scusa, si è dimenticato di Federico, ovviamente, che lo prendeva sempre in giro, si scannavano bonariamente. Certo. E, comunque volevo dire, mi ha fatto un sacco ridere, senza saperlo, ci siamo scambiati lo stesso messaggio del papà, che noi due sappiamo è un segno d'affetto. Ecco, ci piace. No, devo dire, è stato molto carino, esatto, l'abbiamo contattato, è veramente stato spiritoso anche con questo video, caro davvero Mauro. Ma vi ha contattati lui? Io sono sicuro, vi ha contattati no, lui? No, tutto poltronissima, siamo noi che noi. Dicevi Maxone, bene, volevi dire qualcosa? Io volevo fare una domanda veramente a Gabriele. Sì. Perché appunto abbiamo parlato del film e vogliamo parlare invece della pièce teatrale. Sì. Quello che volevo chiederti, Gabriele, era se gli argomenti affrontati nel film, che sono molto specifici, anche la malattia è molto specifica, io ho letto in realtà una storia con un respiro più ampio. Quello è quello che può succedere a due persone che si amano con le difficoltà della vita. Parliamo di AIDS, possiamo parlare di cancro, possiamo parlare di mille altre cose che rappresentano un grande problema da affrontare insieme. Questo tipo di messaggio l'avete mantenuto, quindi dell'AIDS, molto specifico, molto settoriale anche all'interno della pièce teatrale, o gli avete dato un respiro veramente, come dicevamo, più ampio? Tra le varie letture, ovviamente. Io, allora, credo che non credo che stia proprio a me dire questa cosa, nel senso che magari sarebbe interessante sapere cosa ne pensano quelli che l'hanno visto. Io penso di sì. Penso che abbiamo fatto un lavoro che ha permesso che ci fosse al contempo una storia, che è una storia specifica, è la storia di John, e al contempo personalmente ho parlato con degli spettatori che mi hanno detto che a un certo punto erano loro due, ma poteva essere chiunque, ed è poi anche il fatto per cui io mi ricordo, puro aneddoto, però la seconda replica dalla regia, che è al teatro della Dimonaia, si trova in cima alla platea. A un certo punto dello spettacolo io sentivo i singhiozzi di una parte del pubblico. E credo che quando avviene questa cosa sia perché uno si identifica al di là del fatto che sono Tim e John. Oh, eccoli qua. Che belli, qua sono alla fine. Guarda che bella questa foto anche, con tutti quanti. Bella Hilda, bella, Antonio. Dai. Anche Hilda Fusca, Antonio Braschi, due colleghi straordinari. Sì, vero. Che salutiamo assolutamente. Sì, penso di sì. Voi che ne pensate? Enrico, cosa ne pensi? No, io penso che appunto la storia, a parte come diceva prima anche Max, la differenza fondamentale della sceneggiatura cinematografica alla drammaturgia teatrale era la trasposizione temporale rispetto a adolescenza, pubertà, maturità e nell'essere adulti proprio. Sì. E anche i personaggi, parlavo prima di Hilda Fusco e Antonio Braschi, sono stati loro insieme a Mauro cioè gli attori facevano molti più ruoli, mentre io e Federico interpretavamo Tim e John e restavamo quelli per tutto l'arco dello spettacolo, della pièce, mentre loro hanno interpretato entrambi i genitori dei due ragazzi, gli infermieri, i dottori, gli amici. Certo. Quella è una grande difficoltà, switchare naturalmente da un personaggio ad un altro. E per creare la temporalità, i personaggi, le intese tra appunto anche la famiglia, con il lavoro, con la società, interpretando questo. Dico che secondo me è una storia universale, a prescindere adesso dalla malattia di cui abbiamo parlato, che è la diciamo l'anima. Che non è l'anima dello spettacolo, che in verità è come si affronta la malattia in questa storia vera, in questa storia autobiografica. E, secondo me l'abilità reale, appunto in questo caso registica, è stata proprio
il comprendere come portarla in scena, e questo l'ha resa anche universale rispetto al linguaggio. E infatti, io volevo che lo raccontaste voi, perché questa era la sensazione che avevo dentro. Io sono di pancia, quindi queste cose me le sento e penso che siano effettivamente così. Ma volevo lo diceste tutti a tutti coloro che ci stanno ascoltando, proprio perché questo pezzo teatrale, quando arriverà nelle loro città, e arriverà anche nella vostra città, mi raccomando, bisognerà andarlo a vedere, perché parlerà di rapporti umani. Umani, certo. Al di là di tutta questa storia, che è la scusa che li trasporta nel tempo, negli anni. Sì. Quindi era questo. Fondamentalmente è una storia che parla d'amore, ed è questa la verità. Sì. Quando qualcosa parla di amore, che chiaramente è separato in questo caso dalla morte e dal dolore, e coinvolge tutti, perché tutti ruotiamo dentro questo... circle della vita, che potremmo fare adesso. Bravo, tornare al musical, no? È vero. Bravo. E infatti, comunque, qualcuno, Serepta Mason, ci conferma che hanno pianto tutti durante quella replica. Ma è bello quando è così, ragazzi. A me piace. È molto bello. Si partecipa con tutto se stesso. Il teatro è magia anche per questo, per le grandi emozioni che regala. Devo dire, però, si parla anche di quello che è l'omofobia, perché purtroppo ancora un argomento presente, e io vorrei un po', Nat, insomma, che lo incominciassimo a affrontare insieme e vedere se in qualche modo anche questi spettacoli possono aiutare. Io penso che il teatro in certi casi abbia uno scopo educativo, so che tanti di voi non lo ritenete tale, io penso invece che forse almeno possa aiutare a riflettere, Sì, assolutamente. Diciamo, come si diceva prima, è stato trovato da Gabriele un linguaggio che potesse racchiudere entrambe le cose, malattia e comunque omofobia. E anche questo argomento ancora oggi dovrebbe essere battuto ogni giorno. E, sicuramente l'importanza di questo racconto è sicuramente da portare ai ragazzi. Nelle scuole non c'è questa, non si affrontano più queste tematiche, o comunque mai affrontate queste tematiche, perché sappiamo bene che ad oggi niente è sparito, e attualmente c'è sia comunque la malattia, anche se in modo diverso, per fortuna, quindi le persone comunque sopravvivono. Quindi Le cure sono migliorate molto rispetto a tanti anni fa. Sicuramente io sono per far conoscere a questi giovani ragazzi queste storie, perché comunque chiunque ci si può ritrovare anche oggi, perché senza precauzioni, senza comunque la conoscenza di determinate malattie, si può comunque incorrere a delle, diciamo, a delle cose che si possono evitare effettivamente, e queste cose vanno fatte conoscere all'inizio della crescita di ognuno. Quindi prevenire, soprattutto con l'informazione, che è importante. È vero, è fondamentale. In questa trama le cose vanno di pari passo: malattia, omofobia, è racchiuso tutto all'interno di questo racconto che, ripeto, ha avuto un linguaggio veramente universale, molto leggero. Sotto certi punti di vista non abbiamo voluto affrontare la tematica della malattia in maniera pesante. C'è stata la regia di Gabriele che ha limato tante cose ed è arrivato in maniera diretta, senza troppi tronzoli, diciamo. Questo è molto importante, non avevo dubbi, anche perché poi l'omosessualità allora comunque era reato. Cioè, ricordiamoci anche questo, quindi comunque c'è tutto un aspetto in cui viene anche vengono messi in atto delle situazioni che sono molto delicate. E io volevo, visto che insomma è anche importante lanciare dei messaggi positivi, sentiamo notizie sempre molto brutte, anche legate al bullismo, legate anche alla difficoltà da parte delle famiglie di accettare questa, che è una situazione normale, poi la normalità cos'è? Ecco, io vorrei, magari Enrico, tu che insomma sei a contatto tanto con i giovani, insegni anche, un tuo messaggio propositivo, perché tu sei una persona propositiva e positiva. Cioè, come affrontare queste situazioni anche di bullismo, queste situazioni in cui la gente è ignorante, ma anche le famiglie lo sono,
sono tutti impreparati. Sì. Ah, tu parli con uno che odia quando i più deboli, fondamentalmente, ma questo dalla scuola elementare praticamente, sì, vengono utilizzati, ok? Sì. E sono il primo a essere stato bullizzato bonariamente, a bullizzare bonariamente. Quindi un conto è il gioco, un certo, conto è fare del male alle persone. Sì. Io ovviamente sul bullismo conserverei grandi punizioni a chi pratica il bullismo nei confronti di altre persone, sì, perché il bullismo è un'operazione così subdola per chi la commette, così poco etica, così, sì, con un'assenza di morale, che io non riesco a né a concepirla, né a condividerla, né a comprenderla. E a chiunque venga bullizzato deve parlare, deve, sì, affrontare, bravo, ma deve dirlo subito e non si deve vergognare di essere protetto da qualcuno più forte, perché quella protezione immediatamente si trasforma in alleanza e, vero, poi in, bravo, squadra. Vero. E quindi la morale, perché l'essere umano lo conosciamo, ha un 50% di meraviglia e un 50% di merda addosso, dentro. Ognuno sceglie in base a quello che sente di utilizzare, sì, sì, più o meno così. Come quando si litiga con una persona che amiamo, sì, tu scegli se ferirla o non ferirla, scegli come parlare, come non parlare. Allora, se rispettiamo noi stessi, quindi il genere umano di riflesso, allora stiamo attenti a come parliamo, perché possiamo comunque farci ascoltare senza necessità di offendere, distruggere la persona che abbiamo davanti, perché tutti ne abbiamo il potere. Allora dico io che chi è bullizzato non deve avere paura di trovare un alleato, una squadra, perché l'alleato lo protegge in quel momento, perché lui magari per ragioni di insicurezza, fragilità, sì, psicologiche, sì, non riesce, sì, ad affrontare, abbia le palle di trovare un alleato, che può essere un altro amico, vero, bullizzato, chi è bullizzato è più forte, perché, vero, vuol dire che ha attirato l'attenzione di chi apparentemente è più forte, ma che in verità è molto più fragile, ha bisogno di bullizzare qualcuno, ha una grande per paura, essere, per sentire, esatto. Esatto, belle le tue parole, mi piacciono, sì, ero sicuro, sono bellissimi messaggi. Sentite amici, allora io poi ho bullizzato tantissimo il nostro regista, ecco, quello non ho dubbi, non abbiamo dubbi, soprattutto quando poi ti ha dato il ruolo che tu ti aspettavi l'altro, quando hanno cambiato, dice no, ma ragazzi, la verità è che ho bullizzato moltissimo Mauro D'Amico, l'ho bullizzato. Però io devo dire, vedendo il film adesso, io ti vedo molto bene in John, cioè quando ieri ho visto il film ho detto, ma Enrico, cioè anche un po' la fisionomia, poi è vero, questo uomo Tim fa anche l'attore, vuol fare, quindi c'è un, però insomma ti guarda, trovo io bene. Ho trovato punti di adesione, okay, con tutti e due i personaggi, certo, ma oggi ti dico che molto sono stato più contento di interpretare John, perché quello è un ruolo che mi è piaciuto lavorare nei confronti di avvicinarsi alla morte, sì, che sì, è la morte è uno degli argomenti, sì, che a me non fa paura nella vita, cioè io non provo timore di morire, ma ho un buon rapporto, certo, con tutto quel capitolo là. E quindi il modo in cui Tim guardava John mentre affrontava, sì, la morte, sì, era molto interessante vederlo da fuori, ma, sì, viverlo da dentro è stato straordinario, perché la vera forza poi la prende chi muore, chi è più debole, vero, chi è alla fine, vero, e quindi dava forza a lui, alla fine dava forza a lui all'altro, sì, è vero, sì, vero. Sì, sì. Allora, Federico Calisti, è vero che non c'è oggi, è vero, ma secondo voi... Poltronissima non lo cercava? Ma figurati. E allora c'è anche un saluto da parte di Fede, dai. Sì, proprio così. Sono in macchina, sto guidando e sto facendo un video senza mascherina, però sono solo, quindi per la mascherina va bene. Invece per quanto riguarda il video, ho visto che tantissimi quando mandano i video a Sanremo sono sempre in macchina, magari per la parvenza di far vedere che stanno facendo cose. Quindi anche io sto facendo questo video in macchina. Detto questo, mi dispiace moltissimo di non essere con voi nella diretta per parlare dello spettacolo, però sono sicuro di lasciarvi in buone mani sia con Enrico, Gabriele e anche con Natale.
e spero di riprendere a breve lo spettacolo. Vi mando un grandissimo saluto. Grazie Fede! Grazie Fede! Guidando, ragazzi, noi ci dissociamo, è da questo. Io no, perché ogni tanto anch'io piazzo il cellulare e lo faccio. Va quindi bene. Siamo in sicurezza. Sempre. Ok, dai, va bene. Siamo tremendi, Natale, dici? Sì, certo. Questi sono belli, no? È stato bello, vero? Però dai, ci sta, ci piace, perché poi Poltronissimo è davvero una grande famiglia e questo lo facciamo con grande piacere. Sì. Però, allora, abbiamo parlato di questo spettacolo, che per noi è già nel cuore. Parliamo un attimo di quelle che sono le prospettive future, perché poi mandiamo il promo, che il promo è bellissimo. Ah, tra l'altro Nat oggi ci ha fatto avere anche quello più lungo, io me lo sono guardato e ci sono anche dei momenti molto più intimi rispetto all'altro che avevamo noi, proprio legati ad Enrico, legati a sua... Scusate, io non l'ho... E io l'ho visto però... È esclusiva per Poltronissimo. Adesso lo vedrai. Vedi, esclusiva per Poltronissimo, vedi, ormai qua è così. No, però dicevo, questa riapertura del 15 immagino che lasci tutti molto perplessi, del 15 giugno, perché è che io volevo capire, voi avete già delle idee di quello che può essere la programmazione dell'autunno? Mi vuoi dire qualcosa, ci vuoi dire già qualcosa, oppure ne riparleremo a tempo debito? È un po' presto per stabilire fare un programma. Sì, sicuramente ci sono delle buone, dei buoni propositi per proseguire con questo progetto. Sicuramente settembre, ottobre, credo che ancora non sia il momento più favorevole per ripartire. Sicuramente 2021 ci saranno delle date, non dico altro. Ecco, dai, questo ci fa piacere, ci fa assolutamente piacere. Gabriele, sei contento di questo? Tu sarai anche un po' itinerante, penso, non ti fermerai soltanto lì. Oh, dai. Andrai un po' in giro anche tu. A controllare quei maruoli. In questo momento non sono molto itinerante, però vorrei tornare itinerante al più presto, quindi sono molto, spero che incrocio le dita. Bravo! Ma insomma sono nelle mani di Natale, quindi sono in ottime mani. Senti Henry, ma com'è stato come regista? Dimmi un po', dai! Gli togliamo l'audio, così poi proprio... Dici un po', è stato severo, guarda la ride, dai! Non ci senti, Enrico? Gli è proprio scappata la parola, insomma. Non ci senti? Non ci senti? Può essere... No. Ci senti? Siamo in silenzio, quindi... Adesso non stiamo parlando, Enrico, in realtà, Ci stai sentendo? No, non ti sentiamo noi, ma in realtà. Ma noi non sentiamo te. Non sentiamo te. È una figata, oserei. Prova magari dire. A entrare e riuscire. Intanto prova a rientrare intanto di riuscire. Intanto noi ti aspettiamo. Prova a rientrare e riuscire, Henry. Prova a rientrare e riuscire, dai. È tutto. Per creare il pathos, vero? Senti Natale, dici un po' tu, com'è stato come regista? Tanto severo, dici, perché ci piace anche questo. No, assolutamente, è stato, diciamo che è stato anche molto buono, secondo me. Carino. Però degli equilibri che vanno mantenuti. Sì, bravo. Molto in realtà a saper mantenere gli equilibri, è stato molto bravo in questo, quindi chapeau. Io vorrei dire una cosa, nel senso, magari si pensa che il regista sia, dal momento che è il capo tra virgolette, quello che decide dello spettacolo, faccia sempre il bello e il cattivo tempo, urli sugli attori, però la verità è che lui deve anche stare di guardia che l'atmosfera resti un'atmosfera in cui si può lavorare, quindi è anche un grande diplomatico spesso. Certo, molto. Almeno io la vedo così. Quello è l'idea di essere diplomatico. Ci vuole assolutamente. Deciso ma diplomatico. Però lasciare poi anche agli attori di esprimersi, che questo insomma è poi l'aspetto anche più importante, perché poi tu dai le dritte, però giustamente poi loro... Adesso che non c'è Sortino, però gli voglio Sortino chiedere... Sortino sta tornando, eccolo qua!
sentite. Adesso sì, Henry, sì, sì, perfetto. Pensavo ti fosse venuta la malattia dello stabile, l'altra volta, secondo me, di Marco Stabile. Deve avere un problema con gli auricolari. Ma ogni tanto, guarda, questi auricolari fregano, è successo anche fregano a noi. Un po'. Gli AirPods sono belli, ma fregano ogni tanto, sì. Mi sono perso. Allora, stavamo dicendo, parlavamo bene di te. No, io stavo chiedendo, e poi l'ho chiesto a Natale in realtà, come è stato Gabriele come regista, se è particolarmente severo, se ha lasciato libero spazio alla tua interpretazione, raccontacelo, siamo tra amici, dai. Gabriele ha fatto un bel lavoro di potenzialmente di squadra, nel senso che lui ha lasciato, ma l'ha detto anche lui all'inizio, molto liberi, rispetto al tentativo di trovare le cose, cioè abbiamo fatto dei cerchi, abbiamo fatto delle camminate, delle improvvisazioni, e quello utilissimo all'inizio, per quanto noioso, ma perché chiaramente sono le pratiche iniziali, però fondamentale, perché quella roba ci permetteva di entrare in sintonia tra noi, certo, e di trovarci negli sguardi, anche perché essendo uno spettacolo che switchava da una scena all'altra e con dei cambi temporali che facevano avanti e indietro, certo, era importante trovarsi con lo sguardo, agganciarsi a livello attoriale proprio e sentirsi in termine proprio epidermico, quindi certo. Ho lavorato molto bene con Gabri, perché sono stato fra virgolette libero di sperimentare, sbagliare, riprovare, chiaramente per trovare delle cose. È chiaro che è stato un orgasmo troppo veloce, perché matura naturalmente nel tempo, nelle repliche. Certo. Assolutamente. Sicuramente oggi sarebbe già, non dico un nuovo spettacolo, ma sarebbe ancora più intenso rispetto al feeling che si sviluppava tra noi attori e in scena, soprattutto in scena. Quindi io ho lavorato molto bene con Gabriele, lui lo sa. Bene, vedi Gabri, una bella dichiarazione. Grazie, via, sei tranquillo. Però devo dire che il mio karma, il mio equilibrio totale, l'ho avuto grazie a Natale, ragazzi. Grande Nat. Che caro. Io vi dico, a parte cibo aiosa che non ne potevo più, però anche, mi ha trovato anche la palestra, quindi io non potevo chiedere di più, vedi che produttore la palestra, il cibo, la pandanza, l'attico, la pandanza. Ragazzi, viziato come io amo essere. Allora io ti chiedo, com'è il sortino? Perché il sortino è esigente, da buon siciliano. Lo so. È stata una strategia per accapparlo. Anche perché una volta conquistato, poi effettivamente lui non ti lascia. È difficile da conquistare, ma è anche affascinante per quello il sortino, scusate. Assolutamente. No, non è che... non si concede subito. Se mi conquisti mi avrai per tutta la vita. È vero. Ecco, ma questo credo che sia il tuo animo siciliano, perché i siciliani siete di cuore, siete così. E quando vi date a 360 gradi e ci piace molto. Vero. Allora ragazzi, io lo so che avete voglia di vedere questo promo. Oh, noi l'abbiamo visto, è bellissimo, dura circa 4 minuti e mettetevi comodi, ma ne perché vale la pena. È magnifico, quindi godetelo, poi lo commentiamo insieme anche il pubblico, perché è veramente molto molto bello. Vai regia, promo di Holding the Man, vai! La morte non è nulla. Sono solo andato nella stanza accanto. Mi chiamo Richard. Ho 32 anni. Ho deciso che voglio arrivare al 34. Quanto sa di essere sieropositivo? Due anni. Sono Tim. Io John. Tu e John non vi potete più vedere. E tu non puoi più essere invitato dai canali.
Nel 1979. Eravamo immortali. Eravamo immortali. Il mondo intero era ai nostri piedi. E nessuno ci avrebbe tolto quello che ci avevamo preso, tanto che non si intende spirito. Sfidano il patriarcato. Pratica sesso anale. Non vorresti fare qualcosa di... Intendi fare sesso con altre persone? Adesso le farò un prelievo del sangue. I risultati saranno pronti tra un paio di settimane. Dispiaciuto. Siete entrambi positivi. Voglio stare sveglio per tutta la vita. Poi voglio vivere ogni giorno un'avventura. E voglio costruire una macchina del tempo e tornare indietro. Voglio trovarlo e sconfiggerlo e portarti con me per sempre. Essere sfiniti e felici di sparire. Non provare più niente. Non voglio fare sesso, è così che ci siamo finiti dentro. Incroci il mio sguardo e fai un mezzo sorriso. Quando mi hanno rianimato prima di tornare, io per un attimo non ho sentito più niente. Ed era così facile. Gioca, sorridi e pensa. When I'm with you, baby, I got you on my end. Oh, I just don't get enough. I just don't get enough. Bravi, bravi, bellissimi. Bravi. Che cosa non è, Enrico? Bravi. Dimmi. Bravi un po' Balenghi, perché mi sono di nuovo. Non ti ricorda, lo conosco. Mi sono anche un po' commosso. Bravo. Sì, sì. Devo anch'io dire che questo pezzo, anche dove ci sei tu, è molto toccante. Poi è veramente poetico questo spettacolo. Assolutamente. Bello, bello. Bravo, Nat. Intenso, intenso. Tutti sono stati veramente ad altezza di poter trasmettere emozioni immense. Enrico, Federico, tutti, Mauro, tutti il fatto. Sono contento per rivedere che bella questa foto, ecco che in regia mettono, bella, bellissima. Questa sì, questa era una domenica al parco, in verità. Bella, bella, però, perché evidenzia il vostro gruppo, la coesione che c'era e che c'è tra voi, perché credo che per fare uno spettacolo di questo genere sia importante. Perché una sinergia fra tutti. Se non c'è sinergia fra le persone, soprattutto in questo caso, non si può progettare o programmare delle cose. È vero. Quindi questo c'è stato, ed è la fortuna anche di questo spettacolo. Senti Enrico, io volevo chiederti una cosa: i personaggi di Tim e John sono completamente diversi, perché insomma Tim è molto libertino, molto open mind, ecco. Questa è una domanda che ti in amore, tu come vedi? Ti faccio una domanda così, nel ho senso... visto Gabriele Natale così, come dire... No, vabbè, ma poi la faccio anche a loro, ma visto che in questo caso
Insomma, sono due personaggi completamente diversi ed effettivamente, come dicevi tu all'inizio, secondo me poi John alla fine è più forte, perché poi è quello che cerca anche di traghettare la sua morte e di farla accettare alle persone intorno. Ecco, però io volevo un po' parlare di questo aspetto, anche di vivere l'amore in modo diverso, perché loro due lo vivono in maniera molto diversa. Sì. Ecco, sì. Tu, come Enrico Sortino, come ti saresti posto? Ma così, proprio lo allora, che... Questa è una domanda intima, però rispondo. Allora, sì. Devo dire che, nel senso, io sono... nella mia vita sono stato molto libertino, certo, e molto innamorato, okay, e fedele, diciamo così. Sì. Ma l'amore è variopinto, così come la sessualità. Ah, non possiamo non ammettere che siamo tutti istintivamente animali. E che vorremmo, abbiamo il desiderio di possedere, conquistare, sì. Io pindole sono un conquistatore, ho bisogno, sì, di fondamentalmente per appagare anche un po' la parte dell'ego, che poi c'è anche spinto anche magari a fare questo lavoro, ho bisogno di avere delle certezze. O allora usi conquistatore, che non parlo solo sessualmente, parlo di generale, di attirare, di scambiare energie, sì, sotto il punto di vista chiaramente delle relazioni. Io credo che sono uno che potenzialmente può anche credere al poliamore, cioè nel senso, sì, si possono amare anche più persone contemporaneamente, sì, certo, in maniera differente, con esigenze, incastri differenti. Però deve essere una scelta leale, pulita e trasparente, nel senso, ognuno può amare come desidera, puoi amare qualunque cosa. L'importante è condividere con le persone che ami, nella trasparenza. Se tutti accettano le regole, secondo me si sta in pace. Se no, si sceglie di percorrere una strada, ed è molto, certo, molto difficile, perché siamo tutti completamente diversi, certo, e tutti completamente uguali. Grande Henry, grande, era grande. Mi piaceva, so che tu sei pronto a tutto, anche se io ogni tanto entro un po' così, ma cerco sempre di farlo in punta di piedi, grazie davvero. Ecco, la tematica dell'AIDS, ancora oggi comunque se ne parla, forse se ne parla meno, secondo voi perché? Perché le cure sono migliorate, perché... era un fenomeno più negli anni '80, quando comunque non lo si conosceva. Ecco, vorrei un po' capire su questo, perché secondo me c'è anche un po' di leggera. Ilda, per esempio, è la nostra componente del cast. Lei ha avuto a che fare, lei ci ha raccontato un sacco di storie vere. Lei ha avuto, ecco, a che fare con i primissimi casi di AIDS. E lei ci raccontava quanto questo cambiamento temporale da ieri a oggi sia abissale. Oggi è diventata, a parte che ci indichiamo il discorso HIV da AIDS, è diventata anche una patologia, fra virgolette, meno pesante di un diabete. E questo ce l'hanno detto anche i dottori, i medici. Abbiamo avuto anche il dottore Sabrina, il presidente della Lila della Toscana, ci raccontava di quanto è cambiato fondamentalmente. E questo cambiamento sicuramente permette non solo a chi è seropositivo di vivere regolarmente e tranquillamente tutta la propria vita, anche senza nessun compromesso, nessuna patologia, e senza il proprio, ci spiegavano, sono andati in radio, il discorso, adesso non mi ricordo, che era zero uguale, cioè chi fa terapia non contagia, quindi non è più, tra virgolette, pericoloso l'autore di cui parlavamo prima, come ieri. Pertanto, certo, a parte che si fa di cura, anche se col Covid, non so se avete sentito, si è parlato di un tentativo di vaccino che a causa, tante di quelle cose che sono state dette. Secondo me oggi viviamo in un periodo storico in cui si sta molto, molto, molto più tranquilli con le terapie, con le, non dico cure perché non c'è una cura, ancora. Ed è bella appunto l'HIV, però sicuramente ci si arriverà, ma oggi non è più il tabù di ieri, l'alone viola nell'immagine degli uomini che camminavano negli anni 80. Ricordiamo, infatti, lo ricordiamo. Una comunicazione quella. Sì. Nel testo, per esempio,
meraviglioso. Il testo, per esempio, il personaggio di Richard dice: negli anni, nel 79, noi eravamo immortali, potevamo fare tutto. Sì. E è stata poi la IS in arrivo che ha completamente fatto retrocedere la possibilità degli omosessuali di vivere liberamente, come oggi possibilmente in assenza della malattia avrebbero fatto in maniera molto più naturale che poi tutto quello che è venuto dopo, praticamente. Sì. Questa è la mia idea. Assolutamente condivisibile. Certo. Natale, tu cosa ne pensi? Sì, diciamo che sia un po', diciamo, affievolita questa cosa, di meno urgenza, se vogliamo. Non c'è l'allarmismo di 20 anni fa o 30 anni fa, quindi probabilmente con le cure, con il discorso delle terapie che bene o male fanno vivere tranquillamente una vita normalissima. Quindi presumo che il discorso che non se ne parli sia proprio dovuto a questo. Sì. Anche se, ripeto, io sono per l'informazione. Anch'io. Comunque, anch'io. In termini molto più, diciamo, in un altro modo, no? Non c'è più l'urgenza di dirlo come veniva detto 30 anni fa, siamo in quelle condizioni, per fortuna. Quindi, comunicazione sempre. Anch'io sono di quell'idea. Gabriele, tu cosa ne pensi? Io sono assolutamente d'accordo con Natale, nel senso che poi il problema è che sì, la malattia si cura, ma bisogna sapere di averla, e quindi è importante che ci sia informazione, che ci sia prevenzione, perché se poi non la curi, oppure se per un giorno, due giorni devi prendere la pillola che devi prendere, è un problema. Cioè, comunque non, la malattia si tiene a bada, non è... Certo. Quindi secondo me c'è un po' questo... C'è comunque ancora un tabù rispetto al fatto che non se ne parla abbastanza, i giovani non sono abbastanza informati quando cominciano ad avere una vita sessuale attiva. Certo. I rischi, perché avere comunque meglio non averla, io voglio dire, anche se no? O comunque meglio controllarsi. Assolutamente. Il controllo prima di tutto, la prevenzione prima di tutto. Amici, siamo alle 20.02, volata quest'ora in maniera pazzesca. Io avrei ancora tante cose da chiedervi, ma io rimando un po' tutto quando avremo poi la sicurezza della programmazione. Magari ci sentiamo in radio, facciamo un'altra bella puntata tutti insieme, che saremo carichi, poi diremo le date, saremo lì, saremo qua, saremo su, verremo a Torino e poi ci vedremo, perché noi ragazzi, però prima di chiudere, se comunque arrivate a Torino, il rischio è quello che noi arriviamo veramente con voi e sarà festa. Quello assolutamente. Però prima di chiudere io vorrei il giro di positività finale. Bravo, che facciamo sempre, cioè in questo momento difficile è vero che si incominciano a vedere dei barlumi, un pochino di positività, però sul teatro non è proprio ancora tutto così chiaro, e vorrei partendo da voi un pensiero su quello che sarà il futuro, ma in maniera positiva, ragazzi, perché ne abbiamo bisogno. Quindi partirei dal regista. Harry, ti lascio per alla fine. Con te concludiamo. Gabriele? Ma io spero, io credo che questi ultimi mesi ci abbiano permesso di mettere in luce delle cose, direi in senso lato di questo mondo, diciamo, i meccanismi. Magari certe abitudini di cui non ci rendevamo conto, e credo che la consapevolezza sia sempre un'ottima cosa, perché credo che sia uno strumento per fare qualcosa, per decidere di riprendere la vecchia strada oppure di cambiare strada a seconda di quello che hai scoperto. Quindi per me la questione è che ci facciamo adesso con questa nuova consapevolezza? Cerchiamo magari di vivere meglio il futuro e anche la quotidianità, dando importanza alle cose, secondo me, giuste, che tante sono frivole, non prendiamocela per le cavolate. E forse anche avere un punto di vista differente della stessa realtà di prima, perché quello ogni tanto ne abbiamo bisogno, di prendere consapevolezza che non bisogna per forza cambiare radicalmente, ma basta anche solo guardare le cose da un altro punto di vista per ritrovare quella positività. È vero. Natale,
Io dico che sì, che questo momento ha, diciamo, tirato fuori tante cose del mondo artistico in generale, quindi sì. Tanta criticità enorme, e chi è di fuori non lo fa. Io per primo non sono un attore, quindi non sono un professionista, non faccio questo di lavoro, però ho visto che tanti amici in questi mesi si sono trovati veramente in una situazione di quasi abbandono, se vogliamo. Sì, sì. Vorrei ricordare che fare l'attore è una professione. Ah, certo, un lavoro. Suonare uno strumento è una professione, quindi io vorrei effettivamente che da qui in poi fosse riconosciuta come una vera e propria appunto professione, come fare il commesso. Sono lavoratori e lavoratrici, come dice appunto Attrici Attori Uniti, che insomma con cui abbiamo parlato, quindi noi siamo assolutamente d'accordo e dobbiamo continuare anche a dirlo. E sicuramente il messaggio è quello di assolutamente, è proprio questo il momento di non cambiare mestiere. No, guai, perché sennò abbiamo bisogno delle emozioni che ci regalate, dei produttori, dei registi e dei grandi attori. Quindi, per favore, oggi abbiamo veramente tre elementi fondamentali, sennò non si può far nulla. Grazie, Natale. Enrico, tu che veramente sei l'immagine della persona, io te lo dico spesso, comunque sempre sorridente alla fine, perché tu hai questo inside e lo trasmetti, e quindi lanciami un bel messaggio, Henry, ti prego. Allora, concludo con due cose. Una, mi leggo anche a quello che ha detto Natale rispetto, poi ti concludo con quel mio pensiero filosofico rispetto a tutto questo. Questo periodo è vero che ci ha insegnato a capire che non abbiamo bisogno di molto, secondo me. C'è chi lo sapeva, chi lo ha conclamato nella propria vita. Io dico sempre che l'arte, la musica salveranno il mondo, perché comunque questa necessità di esprimersi permette agli altri di vedere cose da diversi punti di vista, l'ho anche detto Max. Il teatro, l'arte in generale, ti permette di guardare una cosa attraverso gli occhi immortali dell'opera, che possa essere un quadro, un dipinto, una composizione musicale, un teatrale. E che ti rimane, e che tocca uno strumento, che sono le emozioni, che fa suonare dentro ognuno di noi. Questo suono si espande, e si espande e unisce tutti, non ha una lingua specifica, quindi tutti lo possono comprendere. E detto questo, nel mio ottimismo mi leggo ne parlavamo l'altra volta forse con l'intervista da voi sempre, e io come persona sono appunto, l'abbiamo detto, ottimista, e credo fortemente in una cosa: in ogni distruzione, quanto più tremenda, quanto più devastante ci possa essere, io vedo sempre la rinascita. La natura è sempre più forte, e anche se si distruggesse tutto, non si fermerebbe la vita, non come gli esseri umani, la vita in generale. Quindi ad ogni fine segue sempre un inizio, perché segue sempre nel famosissimo circolo della vita. Bello. L'enorme bello. Nascita, crescita e morte, e di continuo. Ancora una cosa, visto, guarda, qua adesso mi lanci, perché tu prima mi hai detto una cosa che mi ha toccato molto. Tu hai parlato che non hai paura della morte, è un bellissimo messaggio questo. Adesso non voglio diventare triste, però vorrei capire da te, dopo, tu che cosa pensi che ci sia? Lo so, Henry, guarda, ti faccio una... un'altra ora. Come minimo. Guarda, allora facciamo così, Henry, veramente, dai. Perché questo è un argomento molto interessante e vorrei parlarne con te, ma... Penso, te lo sintetizzo, ma è molto importante il discorso. Sì. Pensa una cosa, no? Noi siamo a livello di questa dimensione, ok? La seguente dimensione, abbiamo questo corpo a disposizione come un contenitore di energia, ok? Pensa che quando questa energia, questo contenitore si retolerà nel nulla, ok? Ed è questo che non dobbiamo legare troppo al nostro corpo. Sì. La nostra energia espanderà di nuovo in altri universi, in questo universo, in altre dimensioni, prenderà una forma, forse non la prenderà.
Io guarda Enrico, Max, ti giuro, guarda, mi vengono i brividi, ragazzi, sono le 20.09, questa, cioè veramente la stessa identica cosa nulla. Che dice sempre Max, detta anche da te, non perché avevo bisogno di conferme, ma perché tu sei una persona che mi piace tanto mentalmente, e mi piace come ragioni, mi piace i messaggi che lanci, perché non ti fermi all'apparenza, ma vai sempre oltre, e questo messaggio è bellissimo Enrico, sì. Guarda, grazie, ma ne riparleremo, è molto bello davvero, vero Maxone? Che noi lo sappiamo, sempre con un argomento da affrontare. No, ma veramente noi siamo così, ma manco l'avessimo preparato, cioè Natale, Gabriele, siamo così, con Enrico è così, perché Enrico ha questo modo di fare che veramente facciamo le dissertazioni insieme, da cosa nasce cosa, ed è bello così, continuare, sì. Poltronissima, e anche questo. Bello. Coinvolge molto e fa lavorare la testa, questo che è importante, come il teatro mantiene, bisogna sempre non fermarsi a quello che vediamo, andiamo oltre, bello ragazzi, grazie di cuore, grazie veramente tanto di essere stati con noi, di aver affrontato queste tematiche, questi argomenti e questo spettacolo che tornerà più forte di prima. E quindi Old in the Man è già nel nostro cuore, a noi ci avete conquistato e avete conquistato già il pubblico che rivedrà la puntata, pubblico di Facebook, YouTube e Rete7, quindi grazie a Gabriele Paupini di essere stato con noi, grazie a Natale Calabro e grazie a Enrico Sortino, perché è sempre un piacere rincontrarti e ritrovarti. Ti aspettiamo a Torino, quando arrivi però lo dici, non è che vieni e vedi solo l'Accademia Marco Caselle, no, anche Luca e Max e si folleggia e via. Ma c'è anche noi, guarda che ti seguo, no, mi raccomando, Harry. E quando volete, va bene. Noi allora tra poco alle 21 saremo in collegamento con Daniel Lanza, perché siamo insieme a Lucio Leone per far parte di questa giuria. Noi siamo nella giuria dei Musical Times per gli Under 19. Li abbiamo votati. Che gira. Questa giostra che gira, il secondo girone dei Jukebox, tra l'altro musical molto molto belle. Siamo stati anche un po' severi, io e Max, però diamo voti divisi e poi vengono sommati. Quindi insomma, però ci sono delle belle sorprese. Con Poltronissima torniamo domenica, Angelo Lagoni e Leonora Ivone ci verranno a trovare, ci emozioneremo. Infatti. E poi insomma lunedì in radio vi posso dire che una delle protagoniste, anzi uno dei protagonisti è Riccardo Sinisi, che conoscete tutti bene, che hai visto che ha presentato il nuovo singolo, lui è a Vienna e ne parliamo insieme a Riccardo. Infatti. Grazie amici, grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito. Però mi raccomando. Grazie Luca, grazie Natale e grazie Gabriele. Grazie a voi. Grazie, però mi raccomando, non dimenticate mai Poltronissima. La buona abitudine di andare a teatro, ma non solo. Ciao a tutti, ciao sigla! A tutti, grazie, sigla. Ciao. Cosa sono le emozioni? Ti fanno battere il cuore, ti fanno sobbalzare, ti rendono vivo. Attraverso la radio vi portiamo alla scoperta di chi le emozioni ve le farà vivere con semplicità, leggerezza e passione. Il teatro ci farà viaggiare tra queste sensazioni, grazie agli artisti che lo animano con la loro energia, voce e talento. Il teatro è emozione. E l'emozione è vita. Poltronissima! La buona abitudine di andare a teatro. Ma non solo!